di Santo sono state molte le rappresentazioni sacre in Basilicata, da quelle storiche a quelle nuove, tutte accomunate dalla fede e dall'entusiasmo di chi vi partecipa. Vediamone alcune nel servizio di Valentina Dello Russo. Dal 1600, ogni venerdì santo a Barile, la sacra rappresentazione che ebbe il privilegio nell'83 di sfilare in Vaticano davanti a Papa Wojtyła. Circa 150 figuranti hanno dato vita all'edizione 2011. L'organizzazione è stata curata dal Comitato Sacra Rappresentazione Via Crucis di Barile in collaborazione con la parrocchia Santa Maria delle Grazie e l'associazione turistica Pro Loco. Presenti nel corteo le tre figure del Cristo, quella con la croce, le due con la canna e la colonna. C'è anche Giuda che vaga irrequieto, seguito dalla tentazione, bella e misteriosa, immagine del demonio che si è impossessato di lui e lo ha spinto a tradire il maestro. Come ogni anno, oltre ai protagonisti del Vangelo, anche personaggi estranei alla nostra cultura religiosa, la zingara ricoperta d'oro, segno di dissolutezza, e vestita di nero, testimonianza del peccato. E poi c'è Malco, incappucciato, fustiga le persone ed indica la punizione di quanti, ciechi, hanno condannato e offeso Gesù. 70 invece i figuranti a Filiano per la 27esima edizione della Via Crucis, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la parrocchia. Commoventi gli ultimi istanti della vita del Cristo, quando vacilla sotto il peso della croce, quando incontra la Madonna, il Cireneo, la Veronica, fino alla crocifissione sul Golgota. Dolorose stazioni riproposte anche ad Oppido Lucano. A San Chirico Nuovo la rappresentazione è durata tutto il pomeriggio, scene recitate con grande passione da volontari che hanno percorso l'intero paese. Suggestiva la sequenza della crocifissione al calare della sera, da sottolineare la particolare attenzione e la fedeltà alle scritture, che hanno reso il quadro vibrante e coinvolgente. A Potenza poi una via crucis della legalità è stata promossa dalla parrocchia di Sant'Anna, simbolica la prima stazione nella quale è stata ricordata Elisa Claps. Il gruppo scout Agesci Potenza 2, assieme alla sezione locale di Emergency, ha invece realizzato la quarta edizione dei Sul Calvario dei Poveri Cristi, un cammino di riflessione che approccia la passione di Gesù attraverso la sofferenza dei suoi fratelli più piccoli, incarnati oggi dai migranti. Persone che nel viaggio per un futuro migliore vivono e patiscono una via crucis dei nostri tempi, verso la risurrezione. Oggi inaugurazione del Matera Tourist Point, una cartolina di presentazione del